La morte del più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, è riuscita a mettere d'accordo per una volta tutte le tifoserie. Lo vediamo, lo sentiamo in questa sequenza di video, di impressioni e di ricordi che vi proponiamo e che le tifoserie hanno inviato alla redazione di Caserta Sera. Cosa aggiungere di più di fronte a questo campione? Nulla. Saranno queste immagini a raccontarlo meglio di ogni altro commento. Diego Armando Maradona, figlio di Napoli, fratello nostro partenopeo. La morte di Diego ci ha sconvolto. Abbiamo perso un fratello, uno di famiglia. Non nego che ho pianto, ma mi ha scioccato. Sono andato al lavoro stanotte con le lacrime agli occhi. Io Diego lo ricordo dal primo giorno che è arrivato a Napoli, avevo 17 anni. Presente quel giorno, dalla sera prima, chiuso a San Paolo, aspettando il suo arrivo, lo ricordo come fosse oggi. La sua morte mi ha scioccato milioni e milioni di tifosi di Napoli, e il minimo che noi tifosi ci possiamo augurare è che lo stadio San Paolo diventa il tempio di Maradona Stadium. Ho girato l'Italia con Maradona, me lo sono goduto fino in fondo. Pianti, lacrime, botte, di tutto di più. Dico solo, ciao Diego, ti amo. Il popolo partenopeo ti ama. Buongiorno a tutti, sono Angelo Valente, grandissimo tifoso del Milan, nonché vicepresidente del Milan Club Alife. E niente, volevo dire che sulla scomparsa di questo grande dio del calcio, io credo che oggi non è andato via solo l'idolo dei napoletani, è andato via l'idolo di tutti gli amanti del calcio, indistintamente dal colore della maglia, perché io credo che, anche se qualcuno non lo dirà mai, ma credo che in fondo Maradona era l'idolo di tutti noi, perché non apprezzare le sue gesta penso che non era da nessun sportivo. Quindi io, ripeto, è andato via l'idolo di tutti noi. Riposa in pace, Diego. Da tifoso interista mi dispiace, penso che non ci siano parole per descriverlo come calciatore. Unico, un dio, il più grande di tutti i tempi. Grande Diego. Ho avuto modo di vedere forse i calciatori più grandi del nostro ultimo ventennio: Roberto Baggio, Maradona, Messi, Maldini, Totti. Però devo essere sincero, io sono un tifoso del Toro, però la gioia e le soddisfazioni che mi ha dato nel vedere Diego Armando Maradona giocare, questo non me le toglie nessuno, per me è il più grande. Ciao Diego. Il ricordo più bello che ho di Diego è quando insieme a quattro miei amici di circa 30 anni fa, Gino D'Andrea, Antonio Cerrone, Maurizio Di Cosmo e l'indimenticabile Enzo Quintavalle, tutti stipati in una macchina, andammo fino a Monaco di Baviera, fra andata e ritorno 2500 km, per vedere la semifinale di Coppa UEFA. Invece la prima volta che ho visto Diego è stato, guarda caso, proprio da queste parti, a Santa Maria Capua Vetere. Giocava un amichevole il Napoli contro il Gladiator. In quella squadra giocava anche un certo Ginetto Di Baia. Allora cominciai ad apprezzare le sue gesta. L'ho visto altre volte, ma Diego, vederlo giocare, era la fine del mondo. Club Napoli di Piedimonte Matese e tutto il direttivo ricorda Diego Armando Maradona, un grande calciatore, il più grande calciatore di tutti i tempi. Si può non amare il calcio, ma non si può non conoscere Diego Armando Maradona, colui che ha portato il riscatto nella città di Napoli e non solo. Ciao Diego, ti vogliamo bene. Mi chiamo Giuseppe Corbo e volevo dare un ricordo di Diego Armando Maradona. Io ho avuto il piacere di conoscerlo e vi posso assicurare che Diego Armando Maradona è una persona buona, una persona umile. Vi voglio raccontare solo un aneddoto.
avevo tre pugili che dovevo combattere allo stadio di Abruzzi. E quel giorno arrivò Diego Armando Maradona per seguire il suo connazionale Goggi, che doveva difendere il titolo mondiale. E noi facevamo subito amicizia con Diego, lui giocava con i miei ragazzi che tra parentesi erano tre juventini, e che fino a quel momento avevano sempre parlato male di Maradona. Da quel giorno, vista la bontà di questo ragazzo, perché quello era un ragazzo all'epoca, quei tre juventini diventarono sempre tifosi della Juve, rimasero sempre tifosi della Juve, ma guai a chi parlava male di Maradona. Siamo molto dispiaciuti, abbiamo perso un grande campione, un uomo fortissimo, ci dispiace tantissimo. Sì, Maradona è il più grande giocatore di tutti i tempi, senza nessun dubbio. Ma non è questo che ci sta distruggendo da ieri. Ci sta distruggendo il fatto che l'unico calciatore che è riuscito a costruire la rivincita di Napoli, non solo sportiva, contro il dominio incontrastato per decenni del calcio del nord, del calcio dei potenti, non c'è più. E davvero tutti noi, tifosi del Napoli da 100 anni, eravamo impreparati alla scomparsa di Diego. Non lo dimenticheremo mai, sarà il nostro idolo, ma resteremo sempre con, da oggi in poi, con la morte nel cuore per quello che ci ha tolto la giornata di ieri. Ciao Diego. Maradona ha rappresentato per la mia generazione l'essenza del calcio. Al di là delle prodezze, diverse cose vanno ricordate alle nuove generazioni. Innanzitutto penso all'estenuante trattativa durata settimane a seguito di una notizia veniva da Barcellona, seguita da un popolo in fibrillazione sulle radio napoletane, fino all'annuncio clamoroso e al titolo poi del Mattino fu indimenticabile. Come indimenticabile la presentazione al San Paolo, 5 ore in fila in attesa insieme a 70.000 persone per un minuto di palleggi e un minuto di saluti e dei brividi ancora oggi a ricordarlo. Ricordo poi tantissimi aneddoti, l'incontro da studente in una discoteca a Pozzuoli nel privé insieme a Renica che si era appena infortunato per 2 mesi. Ricordo Italia 90, nei distinti rischiai il linciaggio perché tifavo apertamente Argentina e dal gol di Caniggia la mia esultanza fu talmente eclatante che dovetti lasciare i posti e mettermi in sicurezza. Ricordo ancora una vittoria a Genova, andai con mio padre un sabato pomeriggio, seguita con mio padre appunto per 90 minuti sotto il nubifragio a subire il gioco della Sampdoria e poi l'estasi del gol al 90° di Maradona e la fuga dai doriani inferociti. Ricordo il pianto per la squalifica, l'estenuante attesa alla radio per l'arrivo e non arrivo di Maradona a Mosca in Coppa dei Campioni, Champions. Ricordo la tristezza nel vederlo in TV con la maglia del Siviglia dopo la squalifica. Ricordo le chiacchierate allo stadio con Ugo Maradona, il fratello che veniva allo stadio. Maradona era la certezza che la vittoria poteva esserci in ogni momento. Ricordo ancora la triste sconfitta con il Milan in casa e mille altre cose. Il calcio deve tanto ovviamente a Maradona e io e mio padre abbiamo ricambiato quest'amore seguendo in lungo e largo per l'Italia. Quindi grazie Diego, avrei voluto aggiungere il tuo nome a mio figlio, ma Oriana, la mamma, non era molto d'accordo. Come si dice, basta il pensiero, quel pensiero che verso te ricorrerà ogni volta che si parlerà di bel calcio e di spettacolo. Buon viaggio, ciao Diego. Ho amato alla follia Diego Armando Maradona. E quando oggi è arrivata la notizia della sua morte, ho pianto come non mi capitava da tempo. Mi sento di dire a Diego Armando Maradona solo grazie. Grazie per quello che ha rappresentato per me e per tutti i tifosi del Napoli e del calcio. Emozioni, gioie, anche una sorta di ruolo politico, di rivalsa del sud, del povero sud rispetto al ricco nord. Quello che può rappresentare Diego Armando Maradona oggi su internet in queste ore impazza, ma c'è una vignetta che rende benissimo l'idea ed è l'immagine di nostro Signore Gesù e che sta lì ad aspettare Diego che arriva
e gli restituisce il pallone. Sì, perché Diego ha rappresentato e rappresenterà il dio del calcio. Per me e per tutti i tifosi del Napoli, credo di poterlo estendere anche a tutti i tifosi di questo sport, oggi Diego Armando Maradona lascia questa terra, ma per noi Diego resterà immortale. Grazie.